Oggi ordine Passione Beauty. Allora, ho preso questo termo, non trovo il tappo, T12, che fredde questo blu brillantinato e caldo diventa questo bianco brillantinato. Bellissimo. Mi ispirava molto e devo dire che è davvero, davvero bello. Ora si sta raffreddando, quindi sta diventando sempre più blu. Ora lo lucido, io sto usando l'Ultra Gloss, tutti di Passione Unghie. Non mi fa impazzire perché a mio avviso ingrigisce un po' alcuni colori e dopo poco mi si rovina subito, quindi ora lo metto dentro. Comincio col farvi vedere questo perché già che in lampada che diventa caldo è più carino. Ho preso poi, vabbè, chiudiamo questo prima che venga il sole e mi rovini tutto. Allora, ho preso il lucido, ho provato il Master Gloss per cambiare un pochettino. Poi ho preso due colori, questo Enigma, che in realtà pensavo fosse più quel rosa che avevo della Crystal Nails che mi piaceva, ma che non riesco più a ritrovare, credo che non facciano neanche più, ed è molto simile a quello che ho preso l'altra volta, è più un dorato brillantinato. Ora, fra 15 secondi ve lo faccio vedere sulla tip. E poi ho preso questo Celestia che è un Tiger, un azzurro molto tenue, dovete fare più passate per coprirlo perché è un po' trasparente. E ora ve lo faccio vedere. Allora, questo qua è il T12, il termo 12, quando è caldo è così. Enigma è questo brilluccicoso così sul dorato. Dovete fare due passate perché è molto leggero. Lo stesso il Celestia. Vedete, ho dato un po' di puntina. Ora, l'ultimo colore che ho preso è sempre un termico, è questo T16. Mia figlia voleva un po' di termici, un po' di colori termici. Ora che viene l'estate, giustamente dice vado al mare e almeno nell'acqua è carino quando lo metto. E ora proviamo il T16, che è un viola e rosa termico. Allora, da freddo è così. Ora lo stendiamo sulla tip, preleviamo dal tappo, una bella stesura, è leggermente granuloso, quindi l'ho steso bene, forse perché l'ho preso dal tappo, prendiamolo da qui. Vedete che qua dove è più caldo ha già preso il colore rosa. Ora facciamo un bello strato sul viola. Questo è un bel viola estivo, diciamo. E ora lo mettiamo in lampada e vediamo cosa succede. Tanto qua chiudiamo e puliamo. È diventato fucsia. Bellissimo. Davvero bellissimo. Non so se riuscite a intravederlo. Cosa ho preso, ragazze? Allora, poi ho preso, tanto che si asciuga, ho preso il primer e il binder, che sono primer acid free. Non mi piacciono questi tappi così corti, a dirvela in tutta onestà. Non ho guardato com'è il pennellino, ma quello della Crystal costava veramente, veramente troppo. Per le mie tasche sono diventati prodotti troppo costosi. Eccolo qua, caldo è questo bel bel fucsia, sempre molto brillantinato. Ora lo lucidiamo così abbiamo pronto anche questo. Vedete che man mano che si raffredda diventa viola,
lo ributtiamo dentro ad asciugare e via. Ok, dopo di questo ce lo siamo perduto. Quindi ho preso un primer, poi ho preso un gel, questo è il gel mousse che mi piace, un sacco, l'ho preso white per fare il baby boomer, perché il baby boomer, quello che avevo preso della Crystal Niles bianco per fare il baby boomer qualche anno fa, era talmente trasparente che neanche si vedeva che era bianco. Questo invece io ovviamente l'ho già aperto, è davvero, davvero bianco. Proprio bianchissimo. E anche se voi lo stendete, cioè è bianco. È bianco come dovrebbe essere. Un bianco che, visto così, sembra proprio bianco. Steso, vabbè, io adesso qua ho il colore, quello che ho preso la volta scorsa, diventa un po' più lattiginoso, quindi la base sotto forse è meglio farla in clear per far risaltare meglio questo bianco, però è davvero bianco, è davvero davvero bianco, è molto 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 bello, sono contenta di averlo preso. Puliamo, sì, io le unghie ce l'ho da rifare, ma devo aspettare di avere i gel nuovi. Ed eccolo qua. Ora scriviamo che cos'ha questo, è il T16. Non ho scritto neanche in quello blu che cos'era, quindi T12, scriviamo qua, gialla, e vedete che è tornato azzurro, era bianco, adesso vedete che è tornato azzurro, quindi questo ha il T16, una scrittura orribile ragazze, gialla. Ok. Poi ho preso due lime, queste qui di precisione, 180-150, sono molto rigide, le proverò al più presto. In realtà io l'ho presa perché mi sembrava molto sottile e volevo prenderla per la Smile Line, e direi che sì, direi che mi sembra che sia giusta. Poi ragazzi, cosa ho preso? Ho preso un pennello, purtroppo non aveva il tap, questa è una cosa che mi secca un po'. Ho preso Glam Brush numero 0, che in realtà è un 0 long, io ho uno 0 short e volevo un colore, volevo uno un po' più lungo. Ora poi lo preparo, lo sapete come si preparano, sì? Non lo sapete? Allora, prima li dovete aprire per togliere la patinina, dopodiché li passate nel gel rigorosamente trasparente. Ora ve lo faccio vedere. Io il gel trasparente ho questo Olympia 2, che trovo che per il refill in monocolore sia una cosa fantastica. Una volta che voi avete tolto la polverina, vedete che è così, lo intingete nel gel, tirate su, scolate e poi andate a... Facciamo, sgoccioliamo, diciamo, passiamo avanti e indietro, gira, 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 diamo la forma e voilà, il nostro pennello è pronto per essere utilizzato. Lo richiudiamo perché questo purtroppo non ha il tappo e lo mettiamo via. Mi ci vorrà un nuovo portapennelli perché non ci sta più niente lì dentro. Poi ho preso l'ultimissima cosa, poi c'è l'omaggino che non è bello di più. L'ultima cosa che ho preso una punta, che era già una vita che avevo voglia di prendere questa conica, anche per fare la sistemazione dell'unghia da sotto. Tac, 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 quando voi la ricostruite, quando non la ricostruite, se volete massacrarvi la vostra. Tanti saluti. E ora poi la proverò in fase di refill, così vedo com'è. È una grana abbastanza media, non è fine, non è neanche spessissima. Ed era da tanto che avevo voglia di prendere questa con questa forma conica. Questo. L'omaggino, i soliti glitterini, ma questo ragazzi ha un colore che è meraviglioso, è un colore che mi mancava.
Appena lo apro, appena si apre, chiudiamo, mi raccomando, quando aprite glitter sigillate tutti i vostri gel, perché i glitter sono terribili, si infilano in ogni dove, quindi levate tutto quello che si può sporcare. Vedete che sta diventando viola, che era fucsia, bello bello, e sono tipo un nero colorato brillantinato, bellissimo. Vediamo se posso, ce la faccio senza far casino. Stupendo, con la S maiuscola proprio, stupendo questo colore, veramente, veramente stupendo. Allora, anche stavolta direi che ho preso bene. L'unica cosa, purtroppo, è questo SP501 Enigma, che è molto simile a quello che avevo preso l'altra volta, Magnifique, anche se uno tende più al bronzo, l'altro più a... Forse potremmo definirlo un color oro tendente un po' al color platino, tendente un po' al giallo però. Però insomma, non sono proprio ugualissimi. Purtroppo la telecamera, quando ci sono brillantini, ha problemi di messa a fuoco. Così li vedete, vedete la differenza. E questo è l'ultimo. Va bene, ragazzi. Grazie per aver visto anche questo video. Io spero di risistemarmi le unghie presto. Avevo pensato di farmi questo Tiger 12. Tiger, scusate. In realtà avevo pensato anche al Celestia. Però tutto sommato il T12 non mi dispiace. Bianco e azzurro. Vedremo cosa avrò voglia di fare, qualcosa devo fare. Ultimamente ho la passione del baby boomer, visto che viene l'estate, non c'ho voglia di starci delle ore. Io d'estate molto spesso vado in semipermanente, quindi mi viene voglia di provare anche questo Master Gloss per vedere, la prossima volta uso il Master Gloss per vedere la tenuta, se ingiallisce e ad esempio questo, come si chiamava, Ultra Gloss, su questo colore che non ricordo più come si chiama, è il Naked. Se voi guardate la differenza, ma già da subito ingrigisce un pochino alcuni colori, quindi provo il Master Gloss e vi dirò, in linea di massima preferisco già senza dispersione, però mi riservo di prendere anche altre cose in futuro. Ora vado a fare il cestino della carta. Qui c'erano i due gel, questi qua erano conservati in questa scatolina, e buttiamo via tutte le scatoline, escluse i primer perché ancora ne ho, quindi le conservo con la scatola. E va bene, ragazzi, grazie per aver visto anche questo video e buona giornata.